Fondamentale il contributo anche del Comando Provinciale di Pescara nella maxi operazione della DIA e Guardia di Finanza di Reggio Calabria nei confronti di una vasta organizzazione legata a diverse 'ndrine di Reggio Calabria che aveva consentito a diversi esponenti della mafia calabrese di inserirsi in numerosi affari relativi prevalentemente alla gestione dei supermercati ma anche nel settore edilizio tra la Lombardia e il Lazio, la Toscana e anche l'Abruzzo. Appunto 12 gli arresti, di cui 8 in carcere, e tra questi un procacciatore d'affari, un intermediario residente nella provincia di Pescara. Individuati in questa zona tra l'altro 4-5 società che avrebbero stretto diversi accordi con famiglie della 'ndrangheta, agevolando l'infiltrazione delle consorterie, in particolare nel settore della grande distribuzione alimentare, con la compartecipazione di una serie di iniziative economiche. Complessivamente 28 le imprese coinvolte, di cui un paio anche in Slovenia e Romania, per un giro d'affari di circa 32 milioni di euro. Provando a entrare ancora di più nel dettaglio di ciò che ha riguardato la nostra regione, si parla prevalentemente di supermercati e dunque di società che gestiscono supermercati. Nelle ultime ora sono emersi ulteriori particolari, si tratta di supermercati non solo tra Pescara e Francavilla ma anche Montesilvano e San Buceto. Ovviamente l'esecuzione delle varie misure riguardanti anche alcune perquisizioni è stata condotta dalla Guardia di Finanza di Pescara, anche con la collaborazione della Guardia di Finanza di Chieti, ovviamente per quanto riguarda i territori di Francavilla e San Buceto. Certo, è un dato allarmante questo della infiltrazione della 'ndrangheta nella nostra regione attraverso il settore economico della grande distribuzione alimentare. Vedremo se ci sono nei prossimi giorni ulteriori dettagli e particolari.